Ora si registrerà la conferenza. Ho il piacere di darvi il benvenuto all'Accademia, a nome del presidente dell'Accademia, che non vedo più. E vedo con piacere che questa sala si va riempiendo, insomma, rispetto ai tempi passati. Ecco, oggi abbiamo due oratori che ci parleranno delle collezioni naturalistiche, che abbiamo sul territorio, in città o la prima chiacchierata concerne il gabinetto scientifico del seminario vescovile di Mantova, che ha una lunga storia perché parte dall'inizio dell'Ottocento e venne utilizzato ovviamente da preti, ma anche da scienziati e mi dicono da martiri risorgimentali. Credo di sapere chi fossero, va bene, perfino preti spretati, mi dicono. La seconda, invece, riguarda un museo che è diffuso, un museo che è all'aperto e che, come tutti i musei, richiede di saper osservare. Il primo degli oratori che ci illustrerà il gabinetto scientifico del seminario è il dottor Scansani, che io pensavo fosse un giornalista, e Questo è quello invece vero. è uno studioso d'arte, di storia dell'arte, molto apprezzato perché si è laureato all'Università di Bologna. E ha preso un dottorato di ricerca alla Scuola Normale Superiore di Pisa, il che non è da tutti, ed è attualmente assegnista di ricerca presso la Normale di Pisa. Lui si interessa, diversamente dal padre, si interessa di storia della scultura, beh, qualcosa in comune col padre c'è, di storia della scultura. È di coroplastica, medagliistica, ceroplastica, bronzistica, sono tutti nomi che non sono abituato a usare, va bene? E comunque è con grande piacere che gli cedo la parola. Grazie. Prego, usa. Sì. Buonasera. Allora, faccio partire il mio PowerPoint. Ritroso. Bene. Intanto buonasera a tutti e voglio ringraziare gli organizzatori per l'invito, però prima di cominciare ho il dovere di fare alcune premesse. Innanzitutto, a differenza della maggior parte dei relatori che mi hanno preceduto nelle altre giornate, come avete sentito, non sono uno studioso di scienze naturali, infatti i miei interessi sono attualmente rivolti principalmente alla storia dell'arte rinascimentale, in particolare alla scultura. Però in occasione della mia tesi di laurea triennale ho avuto modo di studiare dal punto di vista museologico e museografico il gabinetto scientifico del Seminario Vescovile di Mantova. Le immagini che vi presenterò risalgono a quella ricerca condotta nel 2014 e da allora non ho più avuto occasione di tornare in quell'ambiente e non so in quali condizioni si trovi ora, credo non molto diverse da quelle che vi presenterò oggi. Il gabinetto scientifico del seminario, pur essendo forse la collezione naturalistica meno nota, è quella che occupa la posizione più centrale e prestigiosa in città.
Si trova infatti all'inizio di via Cairoli, proprio accanto al Duomo, nel cuore dell'insula sacra, e corrisponde all'estensione dell'appartamento del cardinale Sigismondo Gonzaga, ovvero il terzogenito del marchese Federico I e di Margherita di Wittelsbach di Baviera, raffigurato bambino nella Camera degli Sposi. Egli fu avviato precocemente alla carriera ecclesiastica e fu creato cardinale da Papa Giulio II. Tra il 1511 e il 1521 fu amministratore apostolico della diocesi di Mantova e in quel decennio strutturò la sede episcopale ed edificò i suoi quartieri accanto, appunto, come vedete, accanto alla cattedrale, in questa parte colorata. Come potete verificare da questo spaccato, dalle planimetrie, l'appartamento cardinalizio si sviluppa su due piani. Il piano terra, che costeggia il cortile interno, oggi è diviso in due ambienti: uno spazioso salone diventato palestra e un piccolo atrio, separati da un portale cinquecentesco in marmo con l'iscrizione SIG Gonzaga Car, ovviamente il cardinale Sigismondo Gonzaga. Il piano superiore risulta più articolato, con una loggia che collega il corpo del seminario all'appartamento. Sul lato orientale si apre la porta che dà accesso all'andito, che è questo spazio. Si tratta di un ambiente di forma trapezoidale, evidentemente il risultato delle sistemazioni ottocentesche. Sulla parete nord-est, un elegante portale marmoreo dell'età del cardinale Sigismondo, elevato su 4 gradini, risulta identico, anche nell'iscrizione dedicatoria, a quello del piano inferiore. Poi seguono 3 stanze, questa, questa e questa, ed è qui che ancora oggi si rintracciano i resti del gabinetto scientifico. A parte i portali, qui vi mostro quello che immette nel gabinetto, resta quasi nulla delle decorazioni degli arredi cinquecenteschi, se non questo importante soffitto ligneo e lacunari con decorazioni dorate, che è stato smontato dall'appartamento e riallestito nell'atrio d'ingresso del seminario. Nonostante il radicale intervento di Giovanni Battista Vergani, il quale nel 1825 demolì gli stabili dell'antica sede episcopale e rettificò il fronte su via Cairoli, l'appartamento di Sigismondo ha conservato i suoi caratteri originari, forse perché aderente al fianco della chiesa e sostanzialmente indipendente dal seminario. L'intervento di Vergani coincise con il progetto del canonico Girolamo Trenti, vicario capitolare tra 1807 e 1823, che organizzò il corso di studi in seminario, ottenne la parificazione dei corsi preteologici con quelli statali del Lombardo-Veneto e risolse il problema dell'angustia degli spazi allargandoli dove coincidevano fisicamente la residenza vescovile, la curia e il seminario. Trenti infatti acquistò l'antistante palazzo settecentesco dei Marchesi Bianchi, che divenne residenza del vescovo e degli uffici diocesani, così da permettere la ristrutturazione degli antichi edifici e l'erezione del seminario che inglobò l'appartamento del cardinale Sigismondo. Probabilmente in questa fase prese corpo l'idea di un gabinetto scientifico. La parificazione dei corsi preteologici con quelli statali del Lombardo-Veneto, ottenuta da Trenti, sembra confermare l'adesione alle discipline e quindi alle aule tematiche del nuovo seminario con quelle dell'Imperial Regio Ginnasio Liceale, dove era appunto già attivo un gabinetto scientifico, e ne avete sentito parlare nelle giornate che hanno preceduto questa. Ma certamente il maggior impulso all'arricchimento del gabinetto scientifico avvenne nel corso dell'episcopato di Giovanni Corti, giunto a Mantova nel 1846. E il capo della diocesi introdusse un regolamento e un nuovo piano di studi. Perfettamente in linea con Luigi Martini, il rettore del seminario e futuro autore del confortatorio dei martiri di Belfiore, che affermava: non più specole seicentesche, non più studio mnemonico, non più rigore fuori luogo. Così il seminario e il gabinetto divennero vere e proprie incubatrici di preti liberali, per i quali la divulgazione scientifica era lo strumento più idoneo a sradicare gli errori e i pregiudizi popolari, in opposizione a una religione superstiziosa, retriva e radicale. In questo periodo il principale responsabile dell'organizzazione e dell'accrescimento del gabinetto scientifico fu Enrico Paglia, che tra il 1855 e il 1858 insegnò nell'ex appartamento di Sigismondo. Fu un personaggio particolare, perfettamente in linea con i fermenti culturali del suo tempo. Nacque a Mantova nel 1834 e vi morì nel 1889. Suo insegnante di storia e filosofia in seminario fu Don Enrico Tazzoli, uno dei congiurati di Belfiore.
Fra gli altri riferimenti di Paglia si annoverano anche Giovan Battista Vignone, Giuseppe Pezzarossa e Luigi Martini, che annodarono le loro esperienze di vita, di fede e di memoria con i fatti risorgimentali delle forche asburgiche e il travaglio che conobbe il seminario in quel periodo. Fu l'epoca, oltre che dei preti patrioti, anche dei preti scienziati. Enrico Paglia fu attratto dagli studi scientifici, ordinato sacerdote nel 1855, nello stesso anno iniziò a insegnare nel gabinetto scientifico. Fu un grande ricercatore di cose naturalistiche, archeologiche, statistiche ed economico-agraria. Abbandonò la veste talare attorno al 1867 a causa, tra l'altro, della sua polemica nei confronti del Vaticano e del potere temporale della Chiesa. Paglia, uscito dall'esperienza sacerdotale, insegnò scienze naturali nelle scuole pubbliche e fu eletto nella Reale Accademia Virgiliana. Tra i compagni di studio di questo prete scienziato troviamo anche Roberto Ardigò, che frequentò il gabinetto scientifico come studente dal 1867, come sacerdote dal 1851, come insegnante nel seminario fra 1852 e 1867 e come canonico dal 1863, fino a quando anche egli abbandonò l'abito talara nel 1871, diventando poi professore dell'Imperial Regio Ginnasio Liceale. Ardigò fu il più sistematico tra i filosofi positivisti italiani, per le sue idee che collimavano con la crescente affermazione della ragione, la base che era considerata la base dell'evoluzione sociale. Il filosofo però non riuscì a sostenere questa corrente culturale con un'adeguata e aggiornata cultura scientifica, proprio come il gabinetto del seminario, in costante evoluzione proprio in quegli anni, ma mai totalmente disancorato da un approccio empiristico e dall'esperienza dell'ignoto e del sacro. Nel 1856 il nuovo rettore del seminario, Giovanni Battista Vignone, su sollecitazione del vescovo Giovanni Corti, richiese al prefetto del Regio Ginnasio Liceale Giovanni Bendiscioli di scambiare gli oggetti doppi dei due istituti per arricchire la raccolta di nuovo materiale, visto il crescente interesse per le scienze e l'empirismo del sempre più folto gruppo dei preti liberali. L'11 maggio Bendiscioli stilò un elenco in forma di bozza degli oggetti doppi, tracciò una linea in mezzo a un foglio e da un lato scrisse nota dei pezzi che si potrebbero dare a questo ginnasio diocesano e dall'altro nota dei pezzi che rimarrebbero in questo Imperial Regio Museo. E per ogni colonna registrò, tra le altre cose, un coccodrillo del Nilo, un airone, un'astrologa, un mugnaccio, una stella marina, un cavalluccio marino, coralli, selenite, stalattiti, frammenti di salgemma, argilla, cinabro, pirite di rame, potrei continuare all'infinito, insomma, un gruppo davvero cospicuo. Il 4 luglio 1856 un decreto luogotenenziale confermò l'elenco proposto, apportando alcune modifiche, e il 12 luglio avvenne la consegna di più di 200 oggetti al seminario. Questo scambio fu fondamentale perché permise l'approdo nel gabinetto del seminario anche di alcuni dei pezzi ordinati nel 1777 dall'abate senese Gian Girolamo Carli, segretario perpetuo della Reale Accademia di Mantova, che si era occupato di conservare alcuni pezzi sopravvissuti alle vendite e alle spoliazioni delle collezioni gonzaghesche. A fine Ottocento, dopo un periodo di crisi delle vocazioni coincidente con i fermenti positivisti, anticlericali e i conflitti politici risorgimentali e post-unitari, il seminario fu rilanciato da Giuseppe Sarto, il futuro Papa Pio X. Vescovo di Mantova tra il 1884 e il 1893, se ne fece egli stesso rettore. Egli riorganizzò l'insegnamento, reclutò docenti, anche laici, e con tutta probabilità annoverò in questa sua impresa anche il gabinetto di fisica e scienze puntualmente arricchito. Vale qui la pena ricordare che Sarto è noto, anche nel periodo mantovano, per la sua lotta contro il movimento modernista, un aspetto apparentemente in contraddizione con la crescita della collezione scientifica del seminario. Il seminario, che a seguito dei conflitti politici e della crisi delle vocazioni, era stato addirittura chiuso. Nei due decenni successivi all'azione di Sarto, contò addirittura 130 ordinazioni. Fra queste, quella di Alceste Rossetti, che sarà il futuro massimo animatore e curatore del gabinetto scientifico. Rossetti nacque a Frassino l'8 luglio 1889, a 23 anni venne ordinato sacerdote. Il 15 luglio del 1912 fu nominato vicario coadiuvante in Santa Barbara. Nel 1916 venne chiamato al servizio militare proprio negli anni cruciali della Grande Guerra.
3 anni dopo diventò vicario del Duomo. A 38 anni, senza una laurea, ma con una grandissima passione per la natura e i suoi processi, venne nominato professore di fisica e scienze naturali del seminario vescovile di Mantova. Non aveva una cultura accademica, ma una grandissima conoscenza pratica, empirica. Le sue lezioni si basavano completamente sugli esperimenti, per questo arricchì il gabinetto con nuovi strumenti, oggetti, animali. Quelli che furono i suoi alunni, come Don Giancarlo Signorini e Don Luigi Bolzani, hanno fatto in tempo a raccontarmi che le ore passate con lui non erano mai noiose. Preferiva la scienza alla fisica, la pratica alla teoria, la prova evidente al nozionismo astratto. Non usava quasi mai termini scientifici, era interessato alla meraviglia e all'utilità. Una mentalità tutt'altro che moderna, ma senz'altro affascinante. Alcuni suoi ex studenti raccontano che preferiva le scienze naturali e la chimica alla fisica, perché voleva insegnare attraverso l'esperienza e non con le formule. Spesso restava da solo al pomeriggio nel gabinetto, che ormai era diventato il suo regno, per provare gli esperimenti che avrebbe mostrato il giorno seguente in classe. Ogni giorno arricchiva il gabinetto di nuovo materiale, trovato o acquistato. Pietre, piante, oggetti, rendevano sempre più saturo quell'ambiente che andava sempre più assomigliando a una Wunderkammer fuori tempo massimo. Nel 1937 divenne parroco di San Leonardo in città e l'anno dopo di Sacchetta. Continuò ad insegnare, affiancando la ricerca religiosa a quella scientifica. Chi lo conobbe ricorda che in alcune omelie domenicali dispensava consigli sui tempi della aratura, della semina, della raccolta. Le sue conoscenze spaziavano infatti dalla zoologia alla botanica, alla geologia. Al Ceste si fece inviare da missionari impiegati in Africa alcuni oggetti esotici per arricchire la collezione del gabinetto. Gli vennero fatti pervenire frecce, archi e addirittura un pitone impagliato. Quando portò una classe in gita a Spiazzi sul Monte Baldo, sorprese gli studenti mostrando diversi tipi di roccia, di fiori, di muschi. Tutto doveva essere appreso con l'esperienza diretta, con una percezione sensoriale ravvicinata. Durante le lezioni mostrava gli animali impagliati, i minerali, i fossili e faceva costruire ai ragazzi degli erbari. Negli anni della Seconda Guerra Mondiale e quelli immediatamente successivi, ovvero l'ultimo periodo della gestione di Don Alceste Rossetti, il gabinetto di scienze fu attrezzato anche per la fisica. Vennero infatti aggiunti alcuni strumenti della prima metà del Novecento, donati o acquistati, per le prime dimostrazioni sull'elettricità, sulle forze, sui magneti. Nell'ambito del gabinetto venne perfino installata una macchina per produrre lastre a raggi X, forse la prima a Mantova. L'ultimo intervento strutturale sul seminario risale agli anni 70, 60 del Novecento, quando fu demolita l'antica chiesa di San Paolo, che era qui, parallela alla cattedrale, e al suo posto venne costruito un edificio per le aule e la mensa dei seminaristi. Questi cantieri invasivi hanno comunque rispettato nella sua integrità l'appartamento del cardinale Sigismondo e quindi il gabinetto di fisica e scienze. Dagli anni 70 le cose cambiarono radicalmente. Il seminario venne legalmente riconosciuto come scuola dello Stato italiano, dovette dunque adeguarsi ai programmi ministeriali. Il seminario dovette recuperare il ritardo col resto del mondo fisico e scientifico. La Wunderkammer in pochi anni divenne laboratorio. Furono acquistati strumenti moderni per le scienze, la fisica, la chimica, plastici e libri di testo aggiornati. Le stanze con gli animali, i fossili, i minerali e gli strumenti di fisica all'inizio del Novecento furono usate sempre più raramente. Negli ultimi anni del XX secolo i responsabili si resero conto che gli ambienti erano ormai inadatti per quella scuola, che doveva diventare moderna, al passo coi tempi. Le stanze del gabinetto, con qualche problema di statica, furono dichiarate inagibili nel 1999. E furono definitivamente abbandonate. Ripercorsa la storia di queste stanze, è giunto il momento di visitarle insieme, nella loro condizione attuale, seppur virtualmente, attraverso le fotografie. Il piccolo ingresso, a forma di trapezio irregolare, a cui si accede subito dopo il loggiato con le tre colonne, qui, oggi si presenta in cattive condizioni, dovute alla caduta dei calcinacci in seguito al terremoto del 2012. Nella parte più stretta della stanza è completamente scoperto il soffitto incannucciato. Il pavimento è coperto di polvere. Sulla parete nord-ovest sono oggi appese 9 piante essiccate conservate in quadretti che venivano usate per gli studi di botanica. Ognuno di questi vegetali riporta un cartellino scritto a mano con il nome scientifico. Sulla parete nord-est, quella su cui si apre il portale cinquecentesco, spicca una lunga pelle di pitone affissa a un asse di legno.
Sempre in questo lato della stanza, nella parte alta, sono appese una decina di corna di cervidi e bovidi, di cui alcune rotte, cadute o appoggiate l'una sopra le altre. Sul muro opposto, sul quale si aprono due finestre su via Cairoli, sono poste diverse armi, due frecce, una faretra di pelle, un arco e due lance. Secondo il racconto dell'ultimo gabinettista Don Angelo Cavana e degli ex allievi di Don Rossetti, questo spazio era occupato in modo completamente diverso prima dell'abbandono. Qui c'era la macchina dei raggi X, anche persone esterne al seminario si recavano qui per ottenere le lastre. Dunque la stanza era oscurata e completamente allestita per il corretto funzionamento della macchina. L'attrezzatura però fu utilizzata raramente, se non pericolosamente per gioco, dagli studenti del seminario. La prima stanza dopo l'andito è ampia e risulta abbastanza spoglia. Solo la cattedra d'inizio Novecento è carica di materiali. Ci sono diversi contenitori di vetro e strumenti che servivano al laboratorio. Boccette, misurini, cilindri, graduati e colonnine di vetro. Dietro la cattedra è ancora presente la lavagna. E sulla parete sud-est ci sono due armadi di inizio Novecento, uno con la scritta ACIDI, che conserva ancora i contenitori di sostanze che servivano per gli esperimenti di chimica, e il secondo armadio riserva una sorpresa. Tirando la tenda rosa che lo chiude, appare uno scheletro umano in piedi. I seminaristi raccontavano, forse esagerando, che fosse un soldato austriaco ucciso e bollito per la scienza. Ai piedi dell'apparato scheletrico è poggiato un grande corvo impagliato che rende la scena ancora più macabra ed evocativa. Sulla parete nord-est, decisamente più spoglia, su una mensola c'è invece il busto di Lucio Campiani, mentre sulla parete sud-est è esposto il pezzo forse più intrigante e misterioso dell'intero patrimonio del gabinetto. Si tratta di un teatrino della morte in cera, ovvero un piccolo diorama con la raffigurazione di un cadavere in decomposizione all'interno di una tomba appena rischiarata da un paesaggio sullo sfondo. Fu un genere fortemente apprezzato nelle corti e negli ambienti religiosi del 600 e del 700. Il principale interprete di questa tipologia fu il siracusano Gaetano Giulio Zumbo, che fu attivo a Firenze, Genova, Parigi. È assai probabile che questo teatrino sia stato prodotto dalla sua scuola o da suoi seguaci toscani, dato che proviene dalla raccolta dell'abate Giovanni Girolamo Carli. È un oggetto a metà strada tra l'arte e la scienza, l'osservazione anatomica e la mistica, davvero in sintonia con il clima di questa Wunderkammer fuori tempo massimo. La stanza successiva, a cui si accede dalla porta posta sulla parete nord-est, è l'inizio del vero e proprio gabinetto scientifico. L'ambiente è la prima porzione di quello che doveva essere un unico spazio. Oggi infatti le ultime due stanze sono separate da una parete di legno. Sulla parete nord-ovest si apre dunque una sola finestra che si affaccia sul cortile interno del seminario. Per tutta la stanza si trovano sparsi e liberi sul pavimento diversi macchinari, integri, rotti o smontati. Sono i polverosi resti dei numerosissimi strumenti che costituivano il gabinetto di fisica. Come racconta Don Angelo Cavana, fino alla chiusura del gabinetto, le pareti di questa stanza erano coperte da antichi e ampi armadi di legno con ante di vetro e scaffali. Questi erano colmi di macchine e oggetti utili alle dimostrazioni e agli esperimenti di fisica. Al centro della stanza c'era un tavolo su cui erano poggiati gli strumenti più ingombranti. L'ultima stanza è il cuore della collezione, è il nucleo più caratteristico e ancora oggi suggestivo. Al di là della parete di legno si apre lo spazio dei naturalia. Entrando si notano subito due teche di vetro e legno appoggiate alla parete nord-ovest, nella quale sono conservati 8 uccelli impagliati di specie diverse, autoctone ed esotiche, e un busto in terracotta di un personaggio ecclesiastico. Sulla parete opposta c'è un armadio a 4 ante, dai cui vetri si possono osservare altri 26 uccelli impagliati, tra cui un'aquila con le ali dispiegate, un pinguino crestato e un altissimo airone, per contenerlo fu addirittura adattato l'armadio. Sull'ultimo scaffale di destra è conservata una volpe rossa impagliata. Al centro della stanza è posizionato un tavolo colmo di oggetti di ogni tipo. Alcune specie botaniche conservate in cornicette simili a quelle appese nell'andito, un rostro dentato di pesce sega, una noce di cocco avvolta nella sua drupa essiccata, numerose boccette e contenitori di vetro. Sul lato della stanza, costituito dalla parete di legno, ci sono 3 mobili. Il primo è una libreria, nella quale sono conservati diversi volumi sulla fisica e le scienze naturali e erbari. Il secondo mobile, oggi vuoto, ma lato c'è una piccola teca,
che contiene una corposa raccolta di conchiglie. Ogni esemplare è posto su una base di cartone su cui è applicata un'etichetta che ne riporta il nome scientifico. Il terzo mobile conserva su 3 scaffali altri 22 uccelli impagliati e 4 scatole di cartone. Ognuna contiene circa 50 specie diverse di conchiglie. Nella parte bassa dell'armadio ci sono minerali, rocce, fossili e anfore romane di terracotta. La stanza, che era il vero e proprio regno di Don Alceste Rossetti, quando era utilizzata dai seminaristi aveva una struttura simile all'aula di fisica. Gli armadi di legno coprivano interamente le pareti e c'era un tavolo al centro della stanza. Due pareti erano dedicate ai vegetali e agli animali impagliati, per lo più uccelli, ma anche alcuni mammiferi come la volpe e rettili, tra cui il pitone che è ora appeso nell'andito. Inizialmente il grande serpente era impagliato e avvolto attorno a un tronco d'albero e poggiato su un basamento di legno, ma date le cattive condizioni conservative, Don Cavanna negli anni 70 fu incaricato di sezionare l'animale squamato, trattarne la pelle con acqua calda e olio di fegato di merluzzo per mantenerne in sesto la pelle distesa, che fu poi affissa all'asse di legno visibile ancora oggi. Le altre due pareti erano invece occupate dalle conchiglie, dai fossili e dalla collezione di minerali, una delle più ricche e complete della zona, circa 3200 pezzi, che Don Angelo Cavanna, da gabinettista, contribuì ad ordinare. Gran parte di questa collezione e anche alcuni strumenti di fisica, dopo l'abbandono del gabinetto, sono stati trasferiti nel laboratorio del Centro Culturale Contardo Ferrini per essere utilizzati fino ai giorni nostri dagli studenti del Liceo Scientifico e Linguistico Spagnoli e del Liceo Classico Redentore. Sopra un tavolo al centro della stanza dei Naturalia del gabinetto era conservato il grande coccodrillo del Nilo, donato al seminario nel 1856 dall'Imperial Regio Ginnasio Liceale, come riporta l'elenco di pendiscioli che vi ho mostrato prima. L'animale, ora esposto al Museo Diocesano, rappresentava il pezzo da 90 della collezione naturalistica ed è tra l'altro il più imponente oggi sopravvissuto a Mantova, misura 387 cm di lunghezza. Questo pezzo costituisce quasi un paradigma della storia del collezionismo naturalistico virgiliano. Forse proviene dalle collezioni gonzaghesche, apparteneva alle collezioni gonzaghesche prima di approdare in accademia, poi nel Regio Liceo e nel gabinetto del seminario. Una sopravvivenza al tempo dettata da molteplici significati assunti. Nel Medioevo era ritenuto l'emblema del male o un oggetto apotropaico. Dal Rinascimento sino alle soglie dell'Illuminismo il rettile assunse invece attributi semantici diversi legati a dinamiche alchemiche, ermetiche, eclettiche. Dalla seconda metà del Settecento invece l'ostentazione della spoglia di coccodrillo assunse un rilievo scientifico. Il percorso del coccodrillo gonzaghesco ha secondato questi itinerari secolari, stando appeso ai soffitti della corte, quale catalizzatore di sbalordimento, sino ad atterrare nell'Ottocento su un bancone di studio del gabinetto del seminario come materiale di studio e oggi stazionare su un tavolo al Museo Diocesano Francesco Gonzaga come pezzo di storia. Una storia variegata, ma per certi versi anche ciclica. Basti pensare che il coccodrillo, secoli prima di approdare nel gabinetto, era stato scelto dal cardinale Sigismondo Gonzaga come emblema personale, il crocodilli lacrime, ricordato da Paolo Giovio. Il destino simbologico del suo appartamento era in qualche modo già scritto. La curiosità per la natura, mediata in un ambiente culturale sin dalle origini ecclesiastico. Il fascino per le meraviglie della natura, insomma, non conosce limiti di tempo e non a caso siamo ancora qua oggi a parlarne. Grazie. Ringrazio Scansani per la lucidità del suo intervento, per cui abbiamo scoperto che Halloween l'abbiamo inventato noi. A Mantova. C'è anche la zucca. Quindi... Sì. Vorrei osservare che quello nel Settecento i naturalisti erano dei collezionisti in prevalenza, tutti facevano lunghi viaggi, non so, penso a Spallanzani, lunghi viaggi in cui raccoglievano di tutto. Per esempio all'Università di Pavia c'era il museo che diede poi origine a una famosa diatriba perché erano venuti a mancare dei pezzi
Però questo è veramente interessante, insomma, anche le osservazioni che ha fatto sul significato attribuito al coccodrillo, veramente, veramente acuto. Grazie Marco. Scambiamo. Prende ora la parola il professor Baraldi, cui mi lega un'amicizia ormai ventennale, che è fatto l'insegnante, e questo gli rende onore, per molti anni, come tutti noi, non tutti, insomma molti di noi, e poi si è dedicato a studi di geologia, su cui ha pubblicato un centinaio di articoli e contributi vari. Prego, professore. Grazie. Ecco, questa sera, oltre alla presentazione della collezione naturalistica del seminario, preceduta da altre collezioni naturalistiche presenti a Mantova, si chiude con una collezione naturalistica non rinchiusa in un edificio, ma all'aria aperta. E riguarda i massi erratici delle colline moreniche del Mantovano. Un argomento che credo possa interessare. Intanto diciamo che cos'è un masso erratico. La definizione attualmente accettata è che il masso erratico è un frammento di roccia di grandi dimensioni che è stato trasportato da un ghiacciaio e poi abbandonato in fase di ritiro del ghiacciaio, quando il ghiacciaio si è sciolto. Sempre secondo la nomenclatura attuale, una delle tre dimensioni deve essere di almeno un metro. Voi dovete pensare dei grandi massi di forma poliedrica, quindi con le tre dimensioni diverse, una di queste deve essere almeno un metro affinché il masso venga dichiarato masso errato, oltre che essere stato abbandonato dal ghiacciaio. È questa la dimensione oltre la quale i massi non sono più trasportabili a lungo dai fiumi in pianura, poiché in pianura diminuisce la pendenza che aiuterebbe al trasporto dei massi. Inoltre corrisponde a una massa generalmente superiore ai 900-1000 kg, insomma circa una tonnellata. Questo dipende dalla densità della roccia, dal tipo di roccia e così via. Una volta questi massi non erano trasportabili facilmente, ma con la meccanizzazione avvenuta nel secolo scorso, molti di questi sono diventati trasportabili e vedremo dove sono andati a finire. Il fenomeno dei massi erratici è un fenomeno anche attuale, voglio dire, sui ghiacciai dell'epoca attuale, questo per esempio è un ghiacciaio canadese, una foto che non ho fatto io, ma tratto da internet ovviamente, vedete la presenza di grandi massi che vengono appunto trasportati dal ghiacciaio durante il suo movimento. Ecco, la scoperta dei massi erratici risale tutto sommato ai primi dell'Ottocento, ovvero erano già noti e osservati, ma la spiegazione convincente in termini di trasporto glaciale è dovuta al naturalista svizzero e poi americano, si trasferì in America e prese la cittadinanza americana, Agassiz, che scrisse su questo argomento un famoso testo dove appunto spiegava l'origine glaciale di questi massi erratici. Si può ricordare che anche Darwin, che era un geologo di formazione, si interessò ai massi erratici, ma massi erratici delle Ande,
nel suo viaggio attorno al mondo, salì anche sulle Ande e osservò la presenza di massi erratici, ma ne diede una spiegazione che, alla luce poi delle conoscenze future, non era accettabile. Egli pensava che questi grandi massi fossero trasportati dagli iceberg, arrivando sulle coste dell'oceano si scioglievano, lasciavano cadere i massi in fondo al mare e poi questi massi sarebbero stati sollevati dal fenomeno che appunto ha portato alla creazione delle Ande. C'è da dire che Darwin riconobbe poi la validità dell'idea di Agassiz per quel che riguarda. Tra gli italiani possiamo citare Federico Sacco, che fu tra i primi a studiare i massi erratici e i depositi morenici. Egli rilevò sistematicamente, ai primi del Novecento, i massi erratici dell'anfiteatro morenico di Rivoli, in provincia di Torino. Esiste un altro anfiteatro morenico di Rivoli, ma è Rivoli Veronese, sulla sponda orientale del lago di Garda. Pubblicò diversi studi e nel 1907 gli fu dedicato un masso erratico di enormi dimensioni, una serpentinite lunga 7 metri, larga 3 e alta circa 4 metri, che come vedete ancora esiste in fregio a una strada di scorrimento. Fu posta una targa a commemorazione di Federico Sacco, ma questa targa oggi non esiste più, è scomparsa. Tra i mantovani non poteva mancare Enrico Paglia, veramente una miniera di conoscenze, di studi, e fu il primo mantovano a interessarsi dei massi erratici, scrivendo due testi fondamentali sulle colline di terreno erratico intorno all'estremità meridionale del lago di Garda, e parlò diffusamente di massi erratici anche nel suo saggio di studi naturali del territorio mantovano, che è veramente un compendio delle scienze naturali del nostro territorio. E nel saggio di studi naturali scrive queste cose che vi leggo. La parte più alta del mantovano è formata da terreni sabbiosi e ghiaiosi, rosseggianti per ferretto, e di colline di vago aspetto, coperte da querceti e da vigne, tra cui si ammirano quasi dovunque grandi massi isolati, detti massi erratici o trovanti. Trovo utile qui indicare, siamo nel 1879, trovo utile qui indicare i più notevoli massi che si vedono ancora sparsi sui fianchi o sopra i vertici, o comunque affioranti dal corpo delle nostre colline, mentre mi è ancora dato di farlo congiurando il tempo e la mina, cioè gli esplosivi, a scemarne il numero e la mole, essendo essi utilizzati come eccellente materiale da fabbrica. Già allora l'assalto ai massi erratici, soprattutto quelli formati da calcare, era in atto. Bene, parlando di massi erratici trasportati dai ghiacciai, vediamo di fare anche qualche riferimento cronologico. Voi sapete che nel nostro sistema alpino ci sono state 4 glaciazioni, dalla più antica al Gunz, poi al Mindel, poi al Riss, poi quella finale, il Wurm. A ciascuno di queste è succeduto un periodo interglaciale, con clima più caldo ovviamente, e c'è una certa, come dire, concordanza sulle date di questi eventi glaciali e infraglaciali. Non bisogna prendere queste date come assoluta verità, anche perché sono continuamente in cambiamento a seguito di studi, ricerche e così. E queste glaciazioni comunque si riferiscono
al sistema alpino, quindi quello europeo. Nell'America del Nord, per esempio, ci sono nomi diversi, epoche diverse, età diversi e fenomeni abbastanza diversi. Ora, fino a poco tempo fa si pensava che le colline moreniche dell'Alto Mantovano fossero dovute al periodo glaciale del RIS, cioè un periodo che va da circa 200.000 a 126.000 anni dal presente. Ma studi piuttosto recenti, anche da parte di molti studiosi, non da parte di pochi, hanno attribuito queste glaciazioni, le morene che ne sono derivate, quindi l'apparato morenico delle colline nostre, al periodo più recente, cioè al Wurm, un periodo che inizia 110.000 anni fa e termina 11.700 anni dal presente. Ora può far sorridere quell'11.700, però è l'età che la società cronostratigrafica mondiale ha assegnato alla fine della glaciazione del Wurm. Però bisogna dire che queste nuove ricerche non sono ancora state recepite, per esempio, dal Servizio Geologico d'Italia. La cartografia ufficiale che noi abbiamo delle colline moreniche è rappresentata nella carta geologica alla scala 100.000, nel foglio 48 Peschiera del Garda, e è stata edita nel 1969. Stiamo aspettando la nuova carta geologica d'Italia alla scala 1 a 50.000, ma ricordando che per concludere il rilevamento dell'intera Italia alla scala 1 a 100.000 sono serviti più di 100 anni, temiamo che la nuova carta alla scala 1 a 50.000 tarderà parecchio a venire. Ecco, una cosa che è bene dire è che quei periodi glaciali che vengono citati non sono mai periodi interamente glaciali e i periodi interglaciali non sono mai completamente interglaciali. Cioè all'interno di questi periodi ci sono numerose fluttuazioni che possibile individuare e che però vengono compattate all'interno di ciascuno di questi periodi. Come vedete da questo grafico, prendendo 230 parti per milione come livello di transizione tra la fase fredda e la fase calda, oggi lo superiamo di gran lunga per quanto riguarda la CO2 presente nell'atmosfera. Ecco, quando il livello di CO2 nell'atmosfera scende al di sotto di 230 parti per milione, siamo in un periodo freddo. Se invece supera, siamo in un periodo caldo. L'ultima colonna gialla sulla mia sinistra e quindi sulla vostra destra rappresenta il periodo attuale che viene considerato come un periodo interglaciale, cioè caldo. Veniamo quindi ai depositi morenici del Mantovano. Questi fanno parte dell'anfiteatro morenico frontale del Garda, che si distingue da quello occidentale e da quello orientale, quindi tutto il sistema morenico del Garda è suddiviso in tre blocchi, e appartiene alla fase cosiddetta di solferino, cioè un periodo che va, come abbiamo detto prima, 126.000-11.700 anni dal presente. Sono costituiti questi depositi da diamicton, un termine che viene utilizzato per indicare materiali non selezionati o scarsamente selezionati, contenenti particelle quindi di varie dimensioni, dalle argille ai blocchi. Quindi non c'è in questo caso una sedimentazione graduale e graduata, ma c'è una mescolanza di tutte le dimensioni di materiali terrigeni.
Ora, la composizione petrografica di questi clasti, di questi materiali, deve essere ricollegata al percorso del ghiacciaio gardesano dalle Alpi Retiche all'alta pianura. Quindi è sceso dalle Alpi Retiche verso la nostra pianura e che ha interessato in più momenti il Monte Paganella, le catene dello Spinale e del Bondone, suddividendosi in due principali direzioni di apporto lungo le valli del fiume Sarca e del fiume Adige. Ecco, con questa immagine vediamo una ricostruzione dell'andamento del ghiacciaio che ha costruito le colline moreniche mantovane, che appunto si era diviso nella valle del Sarca, che ha occupato tutto l'attuale lago di Garda, si spingeva a sud fino circa all'altezza di Volta Mantovana, e la piccola valle, il piccolo ghiacciaio della valle dell'Adige, che ha lasciato come residuo il piccolo anfiteatro, no, non segna, di Rivoli sulla parte sinistra, per voi alla destra. Ora, la grande estensione, la massima estensione del ghiacciaio gardesano è avvenuta 20.000 anni fa, dopodiché ha cominciato pian piano a retrocedere, a sciogliersi e ha lasciato come residuo appunto le colline moreniche. Nell'immagine ultima vedete che le colline moreniche rappresentate graficamente a sud del lago di Garda sono ancora suddivise con due tipi di colore, perché ancora queste immagini si rifanno alla vecchia idea che le colline esterne fossero quelle rissiane, le più antiche, e quelle interne, vicine al lago di Garda, quelle più giovani, più recenti, cioè quelle vulgari. Qual è la composizione petrografica dei materiali che si trovano nelle colline moreniche? Ci sono sia rocce sedimentarie, sia rocce ignee, intrusive e diffusive, sia rocce metamorfiche. Ecco, e vi consiglio, se fate un giretto sulle colline moreniche, di osservare un bel atlante petrografico proprio sui muri dei castelli, che sono stati appunto costruiti con i ciottoli che erano a disposizione nella zona. Tutti i castelli delle colline moreniche presentano le mura costruite con questi ciottoli, e con un piccolo atlante potete anche, come dire, divertirvi a individuare i vari tipi di materiali. Ecco, massi erratici nelle colline moreniche mantovane ce ne sono ancora, ma molto pochi sono quelli che sono rimasti là dove il ghiacciaio li aveva depositati. Moltissimi sono stati recuperati e trasportati come elementi decorativi nelle case private, nei giardini privati. Altri sono serviti a costruire muretti di sostegno delle scarpate. Moltissimi sono stati utilizzati, come ci ricordava Enrico Paglia, per produrre calce, che venivano trasportati in quelle che si chiamavano allora calchere, che altro non erano che delle fornaci, dove venivano sottoposte per alcuni giorni ad alte temperature, utilizzando come combustibile prevalentemente legna. Ecco, alcune calchiere sono ancora rimaste in provincia di Mantova. Questa è la fornace o calchiera di Cavriana, che è della metà del XIX secolo. La si trova ai piedi della pieve di Cavriana. Una volta c'era un ristorante, ma adesso non mi risulta che ci sia. Ecco, vediamo allora alcuni di questi massi erratici, cominciando da quelli che potrebbero essere in posto, cioè rimasti là dove il ghiacciaio
li ha lasciati. Questo in località Monte Maddalena ha una dimensione massima di 1,60 m, quindi rientra tutto diritto nella categoria. In località Monzambano, a Monzambano in località Barzizza, abbiamo questo granito, pure esso con la dimensione massima di 1,60 m. A Ponti sul Mincio bisogna andare in località Cascina Gabbione e qui abbiamo un calcare sfuggito alla calcinazione, anche perché su in alto era difficile da trasportare, e anche questo ha una bella dimensione di massima di 1,50 m. Cavriana, località Monte Tre Galline, ho chiesto ai residenti come mai si chiama questo toponimo Tre Galline, non mi hanno saputo dire il perché, però è un toponimo veramente, veramente curioso. Anche qui c'è un calcare, ma ci sono anche altri tipi di roccia più piccoli, e comunque anche questo ha una certa dimensione. A Solferino, in località Ridello, compare sulla scarpata di un dosso morenico questo masso erratico. È certamente imposto perché è incassato dentro la scarpata. Si tratta di un calcare e il perimetro esterno, in senso orizzontale, quello che si può misurare, è di ben 4,90 metri. E già questo lo farebbe assegnare, gli farebbe assegnare il primato di dimensioni dei massi erratici in provincia di Mantova. Ma a mio parere è ancora più grande. Se vedete, al di sopra del masso erratico c'è il pendio e si arriva al bordo della scarpata. Al bordo della scarpata ricompare lo stesso tipo di roccia, lo vedete nella fotografia a fianco, un piccolo bordo di roccia che è la stessa del masso erratico. Qualche piccolo scavo fatto sul pendio, dopo un po' di terreno vegetale, ricompare il duro. A mio parere questo è un tutt'uno, però bisognerebbe fare degli scavi un po' più approfonditi. Ovviamente siamo in proprietà privata, non è che, anzi, già per entrare ho dovuto chiedere permesso, ho avuto molte raccomandazioni, perché si deve passare vicino a un vigneto, ci sono le coltivazioni in atto, e quindi insomma. Però a mio parere questo potrebbe essere il masso erratico più grande della provincia. Forse un altro che vi farò vedere potrebbe competere con questo. Veniamo, ecco, questi che vi ho precedentemente presentato sono massi erratici che buona probabilità, anche se non con assoluta certezza, possiamo considerare imposto, cioè là dove il ghiacciaio li ha deposti. Poi veniamo adesso invece a vedere massi erratici che sono stati trasportati, e ce ne sono tantissimi, basta girare sulla strada, anche non quelle principali, anche quelle secondarie, delle colline moreniche. Per esempio qui, per andare verso Ponti sul Mincio, c'è una esposizione addirittura sulla strada, no? Messi lì per dilettare i viaggiatori. Qualcuno, come vedete, è stato utilizzato per costruire, per rinforzare i giardini di una casa privata. E questo è bello grosso, quello si vede, ha una certa dimensione. Questo masso erratico notevole, di 1,80 m di altezza, si trova in località Corte Pieve Martini, in comune di Solferino, lo si vede perché è nel prato che fiancheggia la strada che porta alla cascina di Corte Pieve Martini.
Questo masso erratico, che ha un'altezza di 1,50 m, per esempio, è stato utilizzato in comune di Solferino, via cosiddetta via dei francesi, per commemorare la battaglia di Solferino e San Martino, il centenario, e quindi hanno scritto su 1859, è un calcare. Ecco, vi dicevo, forse questo può competere con il masso erratico che precedentemente vi ho fatto vedere. Questo è incassato nel terreno, ha una lunghezza notevole, circa 3 metri, ma a stima, perché nonostante io un paio di volte abbia tentato di mettermi in contatto con i proprietari, non ci sono riuscito. Però non demordo perché, insomma, mi sembra di notevolissime dimensioni. Quindi tornerò, è in centro storico a Monzambano. Ora, qualche riflessione sul paesaggio, se permettete, deve essere fatta. Ora, la Regione Lombardia, nel suo piano regionale delle aree protette, ha istituito 11 monumenti naturali, cioè 11 massi erratici, oltre ad altre, ma nessuno di questi riguarda la provincia di Mantova. Ora, poiché a mio parere la sopravvivenza di questi massi erratici è piuttosto aleatoria, e comunque, insomma, sono sempre un patrimonio naturale che andrebbe tutelato, sarebbe opportuno che gli enti interessati, almeno su quelli più grandi e anche più belli, come forma, come qualità della roccia e così via, venissero in qualche modo tutelati. Il compito spetterebbe ai comuni, che dovrebbero segnalare alla regione la volontà di tutelare questi reperti naturali, e la regione dovrebbe mettere la normativa di vincolistica, e tra l'altro lo so che finanziano anche per le opere eventualmente necessarie per salvaguardare. C'è da dire che i massi erratici in altri paesi sono veramente molto tutelati. Questo enorme masso, 124 tonnellate, in Svizzera fu trovato nel 2015 in una cava che operava all'interno di depositi morenici. E ovviamente, se avessero lasciato fare l'impresa, questa l'avrebbe spezzato con i martelli pneumatici, con le mine, tutto quanto era necessario. Però intervenne il comune e si mise d'accordo con la proprietà di prelevarlo, trasportarlo per circa 300 metri all'ingresso del paese. Il paese è Staffelbach, in canton Argovia, nella parte nord della Svizzera. Come vedete, è stata un'impresa veramente titanica, perché il masso, anche in riferimento all'uomo lì di fianco, è di grandi dimensioni, ma al di là del fatto che sia grande o piccola dimensione, questo a mio parere evidenzia una cultura ben più spinta della nostra rispetto a questi monumenti naturali. Ecco, detto questo, spero di aver sollevato la vostra curiosità, e non mi resta altro che augurarvi buone passeggiate sulle colline morenne. Devo dire che sei riuscito a suscitare la mia curiosità. Vorrei, intanto che pensate a qualche domanda da fare ai nostri relatori, segnalare il caso di un intervento pubblico per salvare un masso erratico.
non è nel Mantovano, è all'imbocco della Valle dell'Orco, che è una convalle della Val d'Aosta. Appena si entra in Val d'Aosta, a sinistra c'è la Valle dell'Orco, e lì c'è, in fregio alla strada, c'è un grande masso erratico, molto grande, sarà 10 metri di altezza, una cosa del genere, ed è percorso da una fessura, è fessurato al centro. E poco tempo, qualche anno fa, si trattava di allargare la strada, e allora pensarono di far saltare, come diceva, di far saltare il masso, ma ci fu chi si oppose. Chi si oppose fu il CAI del Piemonte, il CAI di Torino, Club Alpino di Torino, perché quel masso aveva un nome, si chiama Masso Kösterlitz. Negli anni 60 un giovane studente inglese di fisica era venuto a studiare a Torino, allora gli stranieri venivano a studiare da noi, ed era anche un, lui diceva, sostenere di essere un climber, noi diciamo un arrampicatore, ma che aveva delle potenzialità nettamente superiori alle nostre. E lui risalì quella fessura di quel masso senza corda, senza alcun tipo di sicurezza. Lui lo risalì, lo scalò, insomma, anche se erano solo 10 metri, però passarono 7-8 anni prima che qualcuno ripetesse l'impresa, eppure ci furono in tanti che ci provarono. Per cui quel masso prese il nome di quell'alpinista lì, giovane alpinista, e si chiama Kösterlitz. Questo ragazzo, 5 anni fa, prese il Nobel per la fisica. Ecco, quindi ha già il monumento fatto. Manca solo una targa. Non so se conoscevate questa storia. Se qualcuno ha domande, i nostri... Prego. Io non ho una domanda, ma potrei riferire una considerazione che ho fatto durante questa produzione. Dunque, soprattutto secondo l'attore, la delle pietre gigantesche, pesanti, massicce, che parlano, e parlano un linguaggio anche a noi oggi, e nel seguire la lettura di questo paragrafo, infatti dentro di me un sentimento di leggerezza, contrastante con le immagini e le cifre e i pesi e lo sforzo che prendere atto di queste esistenze. Questo è un bel complimento. Beh, a tutti noi e all'Accademia. Grazie. Grazie a lei. Prego, se vuol venire qui. La composizione che ho girando sul corpo, appassionata di natura, presente sul corpo. I nuovi esempi composti sono una collezione fantastica di migliorare. Mi sembra un po' osservato che la maggioranza delle pietre che compongono un nuovo esempio anche sono poche, perché no, sembra che lei dovrebbe avere la bontà di
sembra di osservare che per gli uomini non importa. Non sono geologo, quindi non so calcolare sciocchezze. Il ghiacciaio del Garda, di Sacca, attraversa dei massicci che non sono fatti di porfido, sono probabilmente graniti e calcare, per entrare da meglio, una cosa meglio, sono graniti e calcare. Quindi come si spiega una presenza così importante di porfidi, se non col fatto che vengano dalla Valle dell'Adige, quindi da massicci che sono formati per... Quindi vuol dire che la Valle dell'Adige e la Valle del Sacca avevano la stessa quota ed erano collegate, quindi passavano sul lago di Lopio. Allora, nell'immagine che ho... È una bella osservazione. Beh, allora, intanto è vera l'osservazione, giusta l'osservazione, che la maggior parte delle pietre, dei ciottoli utilizzati per le mura sono di porfido. Questo ha una ragione precisa. Il porfido è molto più resistente come roccia rispetto al calcare, che subisce dissoluzione per agenti atmosferici, ed è più resistente, per esempio, rispetto alle rocce metamorfiche. Gli gneiss subiscono dei fenomeni che riguardano la dissoluzione dei plagioclasi. E così. Quindi il fatto che si utilizzi, ma non, comunque non solo, perché poi non è che fossero tanti ciottoli di porfido, utilizzano anche basalti, che pure ci sono sulle nostre colline moreniche, usano anche calcari, grano dioriti, insomma, quello che c'è è stato usato. Però con prevalenza, con diciamo, un maggiore utilizzo di rocce che sono appunto dei porfidi. Da dove vengano questi porfidi? Sì. L'ipotesi è che vengano dal ghiacciaio che a quell'epoca si congiungeva nelle vicinanze. Sì, ecco, nelle immagini si vedeva un po'. Sì. Si congiungeva questo ghiacciaio con quello del Sarca, più o meno nella zona dove è rimasto l'anfiteatro. Però non è stato ben definito dagli studiosi questo aspetto. So che c'è un gruppo di lavoro dell'Università di Padova che ci sta lavorando per cercare di ricostruire, come si chiamano, le carte palinspastiche, cioè le carte temporali che si succedono, in modo da cercare di capire come sono andate effettivamente le cose. Ora, il lavoro sul morenico non è facile perché non c'è stratificazione, non c'è una sedimentazione regolare. Cioè, voi dovete immaginare il ghiacciaio come una grande ruspa che spinge tutto avanti e quello che c'è davanti poi lo porta lì, poi il ghiacciaio si ritira, magari a distanza da questo primo fronte, un'altra volta una bella ruspata, quindi è difficile. Anche perché poi bisognerebbe trovare all'interno dei depositi delle sostanze organiche che potrebbero essere datate con vari sistemi e allora questo potrebbe aiutare. Per adesso spero che qualcuno li studi e ci dia una risposta precisa. Ringraziamo i nostri due oratori, il giovane Scansani e il meno giovane. Prego. Ma sarebbe meglio che abbia pazienza. Allora, intanto grazie per i due interventi molto interessanti. Una domanda per Marco Scansani e una considerazione per il professor Baraldi. Allora, volevo capire esattamente, è detto che non hai più seguito le vicende. Però la situazione è quella che attualmente è così, quindi va sollecitato forse, sollecitata la curia, perché è un patrimonio notevolissimo e forse anche diciamo, da rendere pubblico in qualche maniera. L'edificio è sempre quello dell'origine, di fianco alla... È mai schedato, mai fatto nulla? No, ma di che anno era il lavoro? 2014, quindi dopo il terremoto, quando i danni erano da subito.
Vabbè, allora bisogna informarsi e chiedere di più alla Curia. Invece per il professor Barani, volevo rassicurarlo, perché in questi giorni, proprio anzi oggi, ho sentito il sindaco di Cabriano a proposito di tutta una serie di questioni che riguardano i territori, i comuni, quelli che, dove lei ha trovato in massima, che costituiscono la zona vincolata ex articolo 136 delle colline Morelli. Allora, c'è una situazione molto critica che riguarda questo territorio, pregevolissimo dal punto di vista naturale, che riguarda certe installazioni, soprattutto industriali e dell'agricoltura intensiva, che stanno profondamente cambiando l'aspetto di queste colline. Allora, il sindaco di Cabriano mi darà una mano per riunire tutti i sindaci per parlare di questi aspetti. E in quell'occasione, io non conoscevo questo problema, porterò avanti anche il discorso della protezione, che per attualmente può essere fatta solo con strumenti comunali e poi con il passaggio regionale, perché temo che altrimenti quello che sta dicendo, che ha detto, il pericolo che ha ombrato, è un pericolo reale, perché quella zona lì è sottoposta a tutta una serie di aggressioni di utilizzo dei territori in maniera molto, molto forte. Quindi io sono ringrazio, perché questa cosa sicuramente la sottoporrò all'attenzione dei sindaci, e penso che conoscendoli avranno sensibilità. Mi fa strano che la regione, fino a un certo punto, che la regione Lombardia non abbia esteso questa cosa, perché lei ha citato gli strumenti di protezione del paesaggio della regione Lombardia, che sono piuttosto blandi, per non dire, sì, diciamo blandi. E tra l'altro non è mai portata avanti il tema della copianificazione con lo Stato per dotare la regione finalmente di tutta, del piano, diciamo, protezione del paesaggio che è previsto dalla legge e che la regione Lombardia in qualche modo non porta avanti, copianificando il tema del paesaggio e rendendo tutto molto più complicato a chi lavora su territori come noi, che abbiamo difficoltà nel far capire anche ai sindaci, ai comuni, che non tutto si può fare, perché altrimenti roviniamo veramente del tutto questo bellissimo paesaggio. Quindi la ringrazio. Grazie a lei. Beh, qui siamo possiamo chiudere dopo i rituali ringraziamenti, come dicevo, al giovane Scansani e al meno giovane Baraldi, ancora, che però sono riusciti a darci, come dire, a trovare naturale parlare di due cose che apparentemente sono così lontane, come i massi erratici e il museo diocesano. Ecco, grazie ancora. Grazie.